Ciao, sono Andrea La Rossa e anch'io resto a casa. E infatti oggi mi trovo qui nella mia cucina di casa per prepararvi una ricetta. Oggi faremo una ricetta non propriamente delle langhe, ma faremo una ricetta tradizionale lombarda, ovvero il risotto alla milanese. E questi sono gli ingredienti per fare un ottimo risotto alla milanese. Ora li vediamo insieme. Allora, gli ingredienti devono essere ovviamente del riso, io scelgo i carnaroli, del burro, dei pistilli di zafferano, del grana padano, olio extravergine e dell'aceto di mele, che poi vi farò vedere a che cosa serve. Ovviamente cercherò anche di darvi dei consigli e dei segreti per fare un ottimo risotto. La cosa più importante di un risotto è quella di tostarlo nella maniera più ottimale. Vi starete chiedendo forse perché non ho elencato un brodo, perché io il riso lo cuocio con l'acqua. Quindi andiamo a vedere passo per passo la ricetta che andrò a fare oggi. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente mettere dell'acqua a bollore, deve essere sempre, mi raccomando, a bollore, perché il riso non può essere cotto con dell'acqua fredda. La seconda cosa, andiamo a prendere il nostro riso, più o meno la quantità, considerate due pugni, cioè due pugni per due persone, quindi un pugno a testa, farei anche un pugno abbondante, va? Quindi andiamo a mettere uno, due. Il passaggio successivo è andare a prendere del sale e potrei mettere una presa di sale nel riso. Prendiamo poi dell'olio extravergine e facciamo proprio un girino di olio, proprio un filo. Se volete potete usare un cucchiaino e ci mettete un cucchiaino di olio. Quindi partiamo con la parte più importante del risotto, ovvero la tostatura. Quindi accendo a fuoco abbastanza vivo, quindi se avete il fuoco normale direi al massimo, e iniziamo la tostatura. È importante muoverlo per fare in modo che tutti i chicchi da sopra a sotto vadano a tostarsi nella maniera più uguale possibile. Allora, è importante, come vi dicevo prima, tostare il riso, perché la tostatura omogenea ci darà poi una cottura perfetta alla fine. Ok, dopo circa un minuto e mezzo di tostatura andiamo a bagnare il riso. Partiamo cercando di arrivare con l'acqua a leggermente sopra, a un dito sopra il riso. Cominciamo la sua cottura, che sarà di circa 10 minuti. Non appena abbiamo bagnato il riso con il primo ammestolo di acqua, andiamo a mettere i nostri pistilli all'interno già del riso, in questo modo, e cominciamo a girare. Allora, circa metà cottura, quindi intorno ai 5-6 minuti, facciamo un'altra presa di sale, perché il riso ha bisogno di assorbire il sale all'interno del chicco, sennò avrete un chicco insipido. Ok, quando siamo arrivati al termine della cottura, spegniamo e andiamo a mantecare. Cosa ci va nel riso per mantecare? Sicuramente il burro, quindi andiamo a prendere del burro, il più possibile freddo. Poi abbiamo il grana padano e io metto un goccino di aceto, in questo caso un aceto di mele, ma ne va proprio un cucchiaino. Ok, se vediamo che il riso rimane troppo duro, possiamo utilizzare l'acqua che avevamo calda per cercare di ammorbidirlo un pochino. E dosatevi sempre bene in modo di arrivare poi a una giusta mantecazione. Ok, quando siamo arrivati alla giusta mantecazione, andiamo a impiattare. Quindi provate a fare questa ricetta e buon appetito!